azienda agricola produttrice di vini Montaribaldi e sono in compagnia di Antonella Rivetti, una delle titolari, e di Giordano Berti, storico dell'esoterismo dell'arte. Voglio farvi conoscere questa azienda perché collabora alla realizzazione della mostra Tarocchi, Giochi, Divinazione e Magia, promossa dal Comune di Finale Ligure e dall'associazione Finalborgo.it. Di questa interessantissima mostra, che si dirà a Finalborgo dal 2 di agosto al 15, ho progettato l'allestimento scenografico. E sì, fate bene a chiedermi cosa c'entra il vino con le carte. Bene, il vino con le carte c'entra tantissimo. Ce lo racconta Giordano Berti, che ha curato tutto l'apparato storico della mostra. Prego Giordano. Grazie, grazie Antonella dell'aiuto anche alla realizzazione di questa mostra. E ho portato qua una scatola di autentici gioielli. Ok, sei curioso di vedere cosa c'è dentro? Okay. Vediamo un po'. Qui dentro, in questa scatola, ci sono i motivi, c'è una serie di motivi per i quali Antonella ha sponsorizzato la mostra Tarocchi, Gioco di Divinazione e Magia. C'è un legame ovviamente tra le carte da gioco e soprattutto le carte dei tarocchi e il vino. E lo andiamo a scoprire assieme. Beh, innanzitutto nelle carte da gioco comuni ci sono le coppe. Le coppe che sono le coppe delle libagioni, le coppe dell'amicizia, anche le coppe, i calici della messa. Ma proprio all'interno delle carte da gioco, oltre alle coppe, molti artisti hanno voluto rappresentare delle situazioni. Per esempio, in queste carte da divinazione sono rappresentate una festa, diciamo, una bottiglia di vino e tutti che festeggiano, no? Quindi il vino è allegria. Anche in quest'altro mastro da divinazione, anche in quest'altro, famosissimo, che è Rider Waite, no? Abbiamo rappresentate delle scene con il vino. E qui in Piemonte addirittura, che è il territorio, diciamo, clou, no? Direi, assieme a qualche regione della Francia, ecco, hanno inventato le carte dei vini piemontesi, bellissime, dipinte da Ferraris. E quindi ad ogni vino spetta una rappresentazione. C'è il dolcetto delle Langhe, il barbaresco, il dolcetto d'alba, l'asti spumante, il moscato d'asti. Tutti i grandi vini. Esatto. Questa Maria Elisa, in questi 56 arcani minori, ha dipinto tutte le scene delle coppe e anche le scene della lavorazione del vino, delle vigne, del vino in cantina. Questo bellissimo mastro di carte, si chiama Carta Trasformazione, è un mastro toscano del 1850 circa, e hanno trasformato i cappelli di questi soldati in cuori, e anche i fiaschi di vino li hanno trasformati in cuori. Poi personalmente ho inventato questo mastro strepitoso, i Tarocchi di Bacco, dedicato a tutti i vini del mondo, dove 22 arcani ci raccontano la vita di Bacco, che è il dio del vino e che ha portato la civiltà del vino nel mondo. Ecco, questo è uno dei motivi per cui abbiamo chiesto a Antonella di sponsorizzare questa mostra, che in realtà, come sappiamo, sarà molto più ampia, ma non anticipo nulla. Quindi per noi è senz'altro un orgoglio avere l'azienda Montaribaldi che ha deciso di sponsorizzare questo evento. E allora magari adesso parliamo con Antonella, che ci racconta qualcosina dell'azienda. Ok, allora la cantina in realtà è nata con i miei suoceri nel 68, poi nel 94 sono entrati in azienda noi, Cristiano, suo fratello Roberto, e la cantina appunto ha preso il nome Montaribaldi, perché non è il cognome della famiglia, ma è il nome di una strada romana che collegava Alba a Barbaresca, arrivava al mare e passa proprio davanti alla nostra azienda. Bellissimo. Attualmente lavoriamo circa 30 ettari di vigneto e produciamo sulle 150.000 bottiglie, suddivise, ecco, su 18 di vorrei dire a chi ci guarda che purtroppo oggi è una giornata ventosa, quindi non possiamo stare all'aperto, ma siamo in un autentico paradiso. Tutto il territorio è ricamato di vigne, tutte le colline sono ricamate di vigne, e il ricamo vero è quando vediamo scorrere questo vino nel bicchiere, nel calice, e la soddisfazione arriva fino al palato e anche fino al cuore, diciamo. Allora svegliamo quali sono i vini
vini che avremo la fortuna di degustare dell'azienda Montalebaldi, che tra l'altro li degusteremo, lo voglio precisare, in due momenti precisi della mostra. Il primo momento è il 2 di agosto, che è il momento dell'inaugurazione. Il secondo momento sarà il 13 di agosto, che avremo il piacere di degustare i vini della cascina Montalebaldi, in un'occasione importante che ce la racconta Giordano. Quale sarà l'occasione del 13 agosto? In quell'occasione presenteremo questo libro e, grazie a te, lo annaffieremo con un vino. Quali saranno i vini? Per l'inaugurazione? Per l'inaugurazione ovviamente si fa un brindisi, quindi abbiamo il nostro brutumillesimato Tagliano Giuseppe. Fantastico. Quindi la bolla sempre piacevole, sì, per un cin di inaugurazione. Buona fortuna. Fantastico. E invece per il 13, che sarà sabato sera, quindi sarà abbastanza la sera un po' più tranquillo, presenteremo il nostro Barbaresco, che è il Barbaresco 2018, e quindi non vi anticipo niente, venite a provarlo, così sicuramente non vedremo l'ora di questo momento. C'è da dire che sia l'inaugurazione sia il brindisi durante la mia conferenza di presentazione del libro sarà aperta al pubblico, quindi avrete l'occasione di degustare almeno qualche still, diciamo così, no? Gratuitamente, anche la mostra è aperta gratuitamente, certo, al pubblico, diciamo. Ora lo ricorderemo. Esatto. E allora, amici, siamo arrivati così alla fine di questa piccola presentazione. Non ci rimane che fare un bellissimo e freschissimo brindisi. Eccoci qua, siamo quasi pronti. Eccolo qua con il nostro brut millesimato Tagliano Giuseppe. Bellissimo. Che bello. Ecco e qua. Che buono. Tagliano. Notizia. C'è, guarda. Che profumo. Sa di fiore. Già solo profumo. Di fiore fresco. Bellissimo. Poi non ce la si fa veramente. A Montalebaldi e a tutti gli amici che ci stanno guardando e quelli che verranno a trovarci fino a nella attesa di incontrarvi tutti. Ciao e grazie. Alla salute di tutti.